Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesco Bariletti e sono il direttore tecnico insieme a mio figlio Paolo della palestra Fusion Art di Riva del Garda. La nostra proposta era di coinvolgervi tutti quanti nel fare una sfida mix tra una sfida sportiva e anche un'attività goliardica, perché l'importante è sempre divertirsi. Una sfida che prevede di fare un circuito di 3 esercizi per un certo numero di round. Vado nel dettaglio. Innanzitutto ho diviso la sfida tra due gruppi di persone. Le persone fitness, che comunque fanno un'attività fisica regolare, e invece gli sportivi, che hanno un livello maggiore. Gli esercizi sono differenziati per le due categorie, in modo che tutti possano farlo. Provateli prima, in modo da vedere qual è la categoria che più vi appartiene e nella quale riuscite a fare bene gli esercizi. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere tutti in questa performance, per cui l'invito è di partecipare tranquillamente, invitare i vostri amici e gli amici dei vostri amici, in modo da creare un bel gruppo col quale confrontarsi in maniera molto simpatica. Per uniformare la sfida ho studiato l'esecuzione ben precisa degli esercizi, in modo che tutti facciamo la stessa cosa. Come vi dicevo, gli esercizi sono 3. Uno interesserà gli arti inferiori, le gambe e il cuore. Uno interesserà la parte superiore del corpo, braccia, spalle, pettorali. E uno la parte centrale, il cuore, gli addominali. 3 esercizi. Ogni esercizio verrà ripetuto per 10 volte e alla fine dell'esecuzione dei 3 esercizi ripeteremo il circuito per 10 volte. Chiaramente ognuno si prenderà dei propri tempi di riposo durante l'esecuzione di questi 10 round in modo da poterlo finire l'esercizio, da non schiantare a metà strada. Ognuno deve rispettare i propri limiti, non è una gara all'ultimo sangue. Provatelo magari un po' prima e poi potete fare la vera e propria sfida. Potreste farla in diretta, vi anticipo già che noi la proporremo la domenica di Pasqua, domenica mattina alle ore 10, però potete farla anche in differita perché rimane registrata, potete farla quando volete e dopo magari se avete voglia comunicarci i risultati, così vi diamo un po' delle indicazioni e creiamo un po' di feedback molto importante. Come dicevo, ho diviso in due macro categorie, persone fitness e sportivi. Non è una sfida adatta a chi non ha fatto niente negli ultimi mesi, perché l'impegno fisico è abbastanza. Come vedete dalla mia postazione, dovete posturarvi questo materiale. Un tappetino. Se avete un pavimento molto duro, mettete pure sotto anche qualcosa di un po' più morbido per assorbire l'impatto della schiena col pavimento. Una sedia, io ne ho messe due per farvi vedere l'esercizio. E dopo dei libri da fare lo spessore per l'esecuzione delle flessioni sulle braccia. Lo spessore di un libro alti circa 8-10 cm, non di più. E un cronometro. Ecco, questo è quello di cui avete bisogno. Entriamo nella spiegazione dei 3 esercizi. Il primo esercizio che andremo a fare saranno degli squat o degli squat jump. Per la categoria fitness faremo dei semplici squat. La regola, in modo da farli tutti uguali, è di sfiorare con i glutei la sedia, una sedia che più o meno sono tutte la stessa altezza. Per cui gambe larghe, sfioro con i glutei la sedia e torno su, sfioro con i glutei la sedia e torno su. Per cui dobbiamo farli tutti uguali, non sono degli squat così, ma devo toccare e salire, toccare, salire, toccare e salire. Ok, fit. Per gli sportivi invece chiedo una cosa in più, ci sarà anche un piccolo jump. Questo implica di sollevare i piedi da terra, un piccolo salto sollevando i piedi da terra. Per cui tocco, jump, tocco, jump, tocco, jump. Sembra chiaro? Tocco, jump. I piedi devono sollevarsi da terra. Ok? Base, hit, avanzato col jump per gli sportivi. Molto bene. Secondo esercizio,
flessioni sulle braccia, i classici push. Ho messo questo spessore proprio per obbligare tutti a toccare col petto i libri, in modo che facciamo tutti le flessioni affondando bene il petto sulle braccia. Questo rialzo mi serve per non forzare troppo le spalle. Se dovessi andare fino a terra, sforzare un po' troppo la curvatura delle spalle, e questo è meglio evitarlo. Chi sceglie di fare la sfida modalità fitness terrà giù le ginocchia, per cui ragazze, donne, che è un allenamento medio, ginocchia a terra, perché vi ricordo che dovevo fare 10 ripetizioni di ogni esercizio, per 10 round è tanta roba. Ginocchia a terra, corpo proteso, diritto, non così, corpo proteso, il petto basso i libri, tendo, sali, tocco. Chiaramente gli sportivi lo faranno con le ginocchia sollevate. Tocco, 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 mi sembra chiaro. Il terzo esercizio abbiamo detto che riguarda gli addominali. Senza toccare niente, ci metteremo subito in questa posizione. Gruppo fitness partendo da qua, tocco con le mani le ginocchia e reverse crunch. Le gambe devono andare oltre la testa. Appoggio, tocco e su. La zona lombare rimane a terra. L'importante è che facciamo guardare la schiena chi non è tantissimo allenato. Gli sportivi invece possono fare un movimento completo. Mani a terra, reverse crunch, salgo completamente, tocco qua davanti, dietro e su. Questi sono i tre esercizi. Chiaramente vi procurerete un cronometro. Al via farete partire il cronometro e cominceremo a eseguire la sfida. Ripeto, faremo 10 squat o squat jump, subito 10 push, subito 10 addominali, finito, ripeto, per 10 round. Chiaramente, in base alla vostra capacità di resistenza, fate le dovute pause, in modo da non schiantare a metà della sfida. Prendetevi i vostri tempi. Vi ricordo che è una sfida di gruppo, però è anche un test per verificare il vostro stato di forma fitness. Se questo semplice test lo ripetete facendo fisica fisica fra un paio di mesi, sarete migliorati dei parecchi secondi. Se lo ripetete fra 6 mesi, fra un anno, migliorerete. Per cui la prima sfida innanzitutto è con se stessi, ok? Con gli altri è per farci, per divertirci un po', per creare un po' feedback, per darci degli stimoli, ma non è la finalità. La finalità è di divertirsi, allenarsi, ascoltare il proprio corpo, alzare le difese immunitarie, stare 10 minuti con la mente nel qui e ora, dobbiamo essere concentrati nel numero di ripetizioni, nel numero di round, non possiamo pensare a qualcos'altro, se no dopo non ci ricordiamo più in che round siamo, quante ripetizioni ho fatto. Massima concentrazione, per cui la mente, che dico sempre il muscolo più importante, presente, e attenzione. Ascoltare il proprio corpo, rispettarlo, date il massimo senza strappare. Magari fate una prova prima, 3, 4, 5 giri, giusto per capire come funziona e capire un attimino il vostro stato di fitness. Ricapitolando velocemente, sfida, due gruppi, fit o sport, chiaramente uomini e donne, questo non c'era bisogno di dirlo. Poi, per comparare i risultati, sto facendo anche una,
valutazione insieme ai tecnici della palestra per dare un punteggio anche in base chiaramente alle fasce di età, per cui divideremo in annate 10 anni in 10 anni e faremo una classifica finale. Ripeto, la prima sfida è sempre con noi stessi e poi, giusto per divertirci, faremo una piccola classifica generale che condivideremo con tutti, per cui concentrati, divertimento innanzitutto, coinvolgete i vostri amici e gli amici dei vostri amici. Domenica di Pasqua, ore 10, in diretta e comunque in differita quando volete. Vi aspettiamo tutti!